schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due nella base operativa. Quindi mi raccomando, fate bene attenzione a tutti e due i riquadri che vedete nello schermo, perché andremo a fare il glitch e diciamo ci sarà bisogno di un pochino di attenzione da parte vostra. Quindi in primis non è necessario avere tutte e due la stessa base operativa. Seconda cosa, dobbiamo avere una Vanguard nella base operativa per forza, sì o sì. Il nostro amico deve salire sulla Vanguard con noi e una volta che sarà salito sulla Vanguard con noi, l'unica cosa che dovrà fare è andare su avvia GTA Online tramite attività recenti. Per quelli di Xbox One fatelo in mira manuale e fate le stesse procedure. Invece però di avviare il lettore multimediale chiudete il gioco. Quindi a questo punto il nostro amico si metterà così, per Xbox One accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo, per PS4 avvierà tramite attività recenti GTA Online e si fermerà in questa schermata. A questo punto noi ragazzi che cosa dovremmo fare mentre il nostro amico è in questa schermata? Dovremmo aprire il menu dell'officina e dovremmo fare la stessa cosa anche noi ragazzi. Adesso lo andiamo a fare e vi faccio vedere meglio, vi faccio capire meglio che cosa e come funziona. Ve lo sto spiegando in maniera più dettagliata possibile ragazzi. Quindi andremo sul nostro profilo, il profilo di un nostro amico, andremo in attività recenti e andremo a cercare un'attività recente di GTA Online, tipo Vinco Punk ha comprato un veicolo, Vinco Punk ha riscosso una taglia, oppure sul nostro profilo se abbiamo comprato un veicolo. Quindi a questo punto cliccheremo su avvia GTA Online, però la dovremo avere preparata. Quindi prima di fare ciò andiamo a il menu dell'officina. In primis ci mettiamo su esci dalla base operativa, schiacciamo per uscire dalla base operativa, doppio tasto PS e avvia GTA Online, e il nostro amico quando noi entreremo in questa schermata lui uscirà. Dopodiché andremo sul lettore multimediale noi di PS4 e sospenderemo l'applicazione. Chi ha Xbox One dovrà chiudere l'applicazione. Quindi a questo punto ci dirà che GTA è stato sospeso. Il nostro amico non dovrà fare altro che rinvitarci in sessione tramite party e farà un giochiamo insieme ragazzi. A noi ci porterà in un'altra sessione. Appena ricevuto l'invito del nostro amico, l'unica cosa che faremo è rientrare in sessione ragazzi. Invece per gli utenti di Xbox One riavvieranno il gioco e quando saranno in game rientreranno nella sessione del loro amico. Anche loro alla stessa maniera, né più né meno. Quindi a questo punto aspettiamo che arrivi l'invito. Andiamo un pochino in velocità ragazzi. E andremo a tornare in sessione. Quando torneremo in sessione ragazzi noteremo che il nostro amico è rimasto buggato dentro la Vanguard e ovviamente avrà quella schermata che voi vedete in alto a destra, l'avrà fin da subito quando noi comunque stiamo facendo il glitch all'inizio. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare start online, attività, missioni, un lavoro da titano o una qualunque cazzo di missione che voi vogliate. Entriamo nella missione e il nostro amico dovrà fare un partecipa a sessione.
farà un partecipa a sessione, si fermerà sul primo messaggio mentre noi andiamo per uscire dalla missione, ragazzi, perché noi dobbiamo uscire dalla missione, altrimenti il nostro amico si unirà. Accetterà il primo messaggio, noi usciremo dalla missione e, come vedete, il nostro amico gli caricherà la nuvola, ma allo stesso tempo gli dirà che comunque non è stata trovata la sessione, quindi lo riporterà nella nostra sessione e nella nostra base operativa, ragazzi. A questo punto il nostro amico sarà libero di muoversi come meglio crede nella nostra base operativa e potrà aiutarci a fare il glitch. Quindi l'unica cosa che adesso il nostro amico dovrà fare è guidare le nostre auto e metterle al punto tra le rampe, insomma, no? Adesso andiamo a vedere dove, ragazzi. È il solito vecchio glitch, ma penso che molti di voi con questi solo money glitch questo l'avranno dimenticato, solo che questo è l'after patch di quel glitch. Quindi ci mettiamo in macchina, mentre il nostro amico sta salendo premiamo triangolo per scendere come tocca la portiera. A questo punto il nostro amico potrà guidare la nostra auto e la dovrà mettere qui, ragazzi. Andrà a mettere la nostra auto in questa posizione in maniera tale da poter creare una situazione di teletrasporto e noi potremo usufruire di questa situazione di teletrasporto, come state vedendo. Quindi a questo punto, una volta che ci siamo assicurati che il nostro personaggio si teletrasporta dentro e fuori dalla macchina, sia a distanza ravvicinata sia sulla distanza, cioè dal pallino giallo, usciremo e chiameremo una LGRH8. Una volta fuori dalla base operativa, come ho già detto, chiameremo una LGRH8 che andrà a sostituire la targa del clone che andremo a fare. In questo caso non ci serviranno targhe personalizzate perché tutti i nostri cloni avranno delle targhe pulite, in pratica. Quindi l'auto che io adesso andrò a clonare dentro avrà la targa di questa auto qui e quindi non avremo bisogno di targhe personalizzate, come ho già detto. Quindi rientriamo in base operativa dopo che abbiamo fatto questo procedimento e ora, ragazzi, andremo a fare il glitch. Adesso vi faccio vedere la targa di questo veicolo, giusto per farvi capire. E andiamo a verificare il teletrasporto, insomma, no? Ci mettiamo qui e vediamo se ci teletrasporta. Quando abbiamo il teletrasporto sulla distanza siamo pronti a fare il glitch, era quello che vi dicevo prima. Aspettiamo che ci compari in alto a sinistra l'uscita dalla base operativa e premiamo X e triangolo insieme, ragazzi. Una volta che saremo fuori dalla base operativa già noteremo che la nostra targa è cambiata e già il nostro clone sarà nostro, ma mancherà solamente l'ultimo passaggio, ragazzi, quello di andare a salvare il clone nel centro operativo mobile e poi riportarlo dove volete, in un qualunque garage oppure nella base operativa come nel mio caso. Non ho nient'altro da aggiungere, ragazzi, spero di essermi spiegato bene e di aver detto tutto. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Thank you.
machine.